Io ti vengo a salutare. Ciao, 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 ciao mare. Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no. Il vento non può. Ciao, 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 ciao mare. Sulla sabbia è nato un fiore, nel mio cuore un grande amore. Con liscio casa dei. Si sdraiava, si bruciava sotto il sole, si assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao, 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 ciao mare. Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Ciao, ciao, ciao mare. Sulla sabbia è nato un fiore, nel mio cuore un grande amore. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no. Il vento non può. Daniele Perini. Ma cosa dico Casadei? Dico Mirko Casadei. Beh ragazzi, fantastico, fantastico, fantastico. Senti, intanto ringraziamo la regia di Francesco Dardari, ringraziamo Thomas Tassinari che dirige un po' tutta la parte tecnica, perché qui è tutto live, ragazzi, e naturalmente il nostro mixer audio Marzio, Marzio. Alberga. Alberga. Alberga, che sai che sua moglie è una cantante. Non è la cantante, la corista più famosa d'Italia. Certo, è certo. Manuela Cortesi. Manuela Cortesi. Oh, senti, tu da ragazzino, insieme con Raul, nel divano, con tua sorella Carolina... Più che altro attorno alla tavola, sai, la tavola grande. Tavola grande, a me piace molto tavola grande. Dove ci si trova, bella. La famiglia si riunisce. Esatto. Dobbiamo ritornare ai valori della famiglia, questo è fondamentale. Crescita zero. No, però crescita zero, lui è già nonno. Io mi do da fare per quello. È già nonno. Sono già nonno. Fra un po' due nipotini. Esatto. Raul è bisnonno. No, ti volevo dire, tu lo guardavi lo Zecchino d'Oro? Eh beh, chi è che non lo guardava? Lo Zecchino d'Oro è sempre stato un mito, no? Quindi Topo Gigio. Certo, certo. E Raul cosa ne pensava, dato che lui è anche un produttore televisivo? Lui l'ha sempre guardato, perché anche se lui ha sempre scritto altre cose, però lo Zecchino d'Oro, da lì sono nate tante canzoni e tanti cantanti anche che sono nati dallo Zecchino d'Oro. Poi a volte hanno sfiorato anche il nostro genere, mi ricordo ad esempio il valzer, quello il famoso. Valzer, vai con liscio. E senti, tu non scriveresti un pezzo per lo Zecchino d'Oro? Ma come no, io poi sono molto ispirato adesso, avendo la nipotina, no, così di 6 anni, quindi ci troviamo con la chitarra a fare delle canzoncine, quindi ogni tanto qualche cosa di interessante viene fuori, non si sa mai. No, poi, scusi, maestro Raul, lei che ha fatto l'insegnante giù in Puglia, no, con la tua mamma, no? Sì, che si sono conosciuti.
che insegnava ai bimbi delle elementari. Faccio una canzone per i bambini. Guarda, Raul, no? Mi ha sempre detto che anche nelle sue canzoni, che sono canzoni dove c'è uno slogan molto semplice, si è ispirato moltissimo con i ragazzi della scuola, no? Perché quando i ragazzini imparano un ritornello in una canzone, vuol dire che quella canzone è una forza. E vai. Come Ciao Mare, quella che abbiamo appena Ciao sentito. Mare. I Ciao. Bambini Ciao. Nascono già che la conoscono, certo. Già, perché è così semplice, no? In realtà è una canzone che ha qualcosa, un legame con i bambini, con i ragazzini. Mirko Casadei starà con noi a Dandolo per alcune settimane. Bene. Grazie Mirko. E noi presentiamo il quarto direttore dell'Antoniano. Quarto. L'Antoniano è nato nel 1953 e naturalmente, amici che siete a casa, dovete immaginare che nacque anche per dare ospitalità ai poveri, una mensa a Bologna, una tavola grande appunto per i poveri. E padre Cavalli alcuni anni fa è stato nominato direttore. È una grande responsabilità. Certamente, sì. Perché l'Antoniano fa tantissime cose, oltre allo Zecchino d'Oro fa tanta beneficenza e solidarietà. Lo Zecchino d'Oro è il volto conosciuto dell'Antoniano, però mm-hmm. l'Antoniano soprattutto è partito come un'esperienza di accoglienza e di solidarietà, un sogno di frate Ernesto che era in campo di concentramento, il suo sogno era di poter ospitare i poveri come si ospitano e si accolgono in un ristorante gli ospiti. E tornato a Bologna lui ha iniziato questa avventura costruendo una mensa, ma non fermandosi lì, perché il cibo, il pasto possa essere e rimanere il primo passo. Bisogna aiutare chi ha bisogno di un pasto a trovare quella dignità che è data dal lavoro, dall'indipendenza, dall'autonomia, che è data dalla possibilità di guadagnarsi la propria vita. Per cui accanto alla mensa, il cinema e il teatro come luogo di lavoro e di formazione, la scuola d'arte drammatica, l'attenzione ai bambini, al mondo dell'infanzia, e questi due mondi si sono incontrati, si è incontrata la solidarietà e lo Zecchino d'Oro, che a un certo punto ha preso casa a Bologna, perché in realtà lo Zecchino d'Oro partì a Milano in un evento guidato dall'allora Mago Zurlì, il mago del giovedì, e poi ha trovato casa a Bologna, dove è diventato lo Zecchino d'Oro, e quest'anno sarà la 62esima edizione. Sì, tra l'altro Mago Zurlì è stato ospite tante volte da noi, e tra l'altro pensate un po', Mago Zurlì lavorava in Rai come autore in Rai, i primi tempi della mitica Rai, con Umberto Eco, pensate un po', Umberto Eco faceva l'autore per la Rai. L'autore per la Rai. Pensate quindi una Rai molto diversa dalla Rai attuale, ma i tempi cambiano. I tempi cambiano ma ritornano, perché a un certo punto di mense per i poveri non se ne parlava più, diciamo, cioè, viviamo nell'opulenza, nella ricchezza, ma invece purtroppo, ahimè, si ritorna al cibo per i poveri, al pasto per i poveri, perché c'è tanta povertà. C'è tanta povertà, sempre più diffusa e non solamente relegata a delle persone che di solito vediamo per strada mendicare, ma anche in tante situazioni non così evidenti di persone che hanno, e di famiglie, dove viene a mancare il lavoro, il sostegno, di solito famiglie che hanno una rete molto fragile perché attorno a loro non hanno un sostegno o perché non c'è, perché la famiglia non c'è, oppure perché magari sono in un paese che è lontano dalle loro radici e si trovano soli, e molto spesso le strutture di accoglienza, la mensa poveri, la Caritas, a Bologna l'Antoniano, sono gli unici luoghi dove queste persone possono provare a immaginare di fare un passo oltre il portico, oltre i bei portici di Bologna. E così all'Antoniano, ma non solo lì, no? In tanti altri posti in Italia, cerchiamo di regalare un po' di dignità a queste persone. Adesso ci fermiamo un attimo, perché ci sono i nostri amici inserzionisti, questi sono importanti per ogni programma televisivo. A fra poco.
Club Family Hotel, la catena di alberghi family più premiata in Italia, ti attende per regalarti una vacanza all inclusive da sogno. 10 alberghi situati nelle località più chic della Riviera Romagnola, Riccione, Milano Marittima, Cervi e Cesenatico. Una vacanza indimenticabile con il nostro super all inclusive, con open bar H24 che prevede tantissimi servizi e coccole per tutta la famiglia. Animazione 7 giorni su 7. Scegli Club Family Hotel per le tue vacanze in famiglia e regala ai tuoi bambini una vera estate da ricordare. Lasciati trasportare dalle sensazioni che ti regalano le bevande Oriente Espresso. Ricette antiche da paesi orientali, facili da preparare per il consumatore attento e consapevole dei benefici delle spezie. Da VFR Distribuzione, Oriente Espresso, il tuo rito quotidiano per casa e per professionisti del settore. In Italia la meraviglia è ovunque, nelle nostre città storiche, nell'arte, nella cultura, nella musica e nei nostri campi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. November Park, speriamo ci sia la nebbia, 2019, la 18ª edizione della staffetta più golosa d'Italia. Per tutti i fine settimana di novembre, a partire da giovedì 31 ottobre, la Bassa Parmense si vestirà a festa per November Park, speriamo ci sia la nebbia. Sissa Tre Casali, Polesine, Zibello e Rocca Bianca si trasformeranno in magiche scatole di attrazioni. Salumi giganti, mercati di prodotti tipici, esibizioni di musici e artisti di strada, stand gastronomici e concerti live accoglieranno i visitatori per un mese, all'insegna di divertimento, gastronomia e buon vivere. Ricchi menù dedicati a Sua Maestà il Maiale. Vicino a lei c'è Sara Manfuso, che è una mamma, una donna, che ha fondato un'associazione, Io Così, che si occupa della violenza sulle donne. Il primo grande... era Dio, quindi naturalmente sapeva perfettamente la strada da percorrere, che ha difeso le donne, la samaritana, la peccatrice, cioè che ha detto, che ha dato valore al ruolo delle donne, è stato Gesù. Però noi la lezione ancora non l'abbiamo capita ancora fino in fondo. Eh sì, Gesù ha regalato dignità alle donne ascoltandole, no? In un contesto sociale in cui la donna, soprattutto quando non era sposata o viveva in una situazione di vedovanza o di abbandono, era proprio la più povera di tutti. Il Signore Gesù si è accorto di loro, ha dato dignità alla loro sofferenza, le ha tirate fuori dalla loro sofferenza e si è fidato anche di ciò che queste donne potevano dare alla sua vita. La samaritana che hai citato è un esempio bellissimo, dove il dialogo, l'incontro tra Gesù e questa donna inizia da un bisogno che hanno tutti e due hanno sete, e Gesù chiede alla donna dell'acqua, comincia, non gli offre qualcosa, ma parte da quello che quella donna che era lì al pozzo può offrire a lui, e da lì inizia una storia che mette in gioco Gesù e la donna per costruire un percorso nuovo, e diventa un percorso di vita diversa e di novità per quella donna lì che ritorna in città gridando e raccontando alle persone che la conoscevano: ho trovato uno che ha parlato al mio cuore, che mi ha conosciuto, che mi ha accolto così come sono. E questo cambia, questo è quello che ha fatto Gesù e che magari può diventare anche l'opportunità per noi, per stare vicino a chiunque. No? Tante volte noi andiamo vicino alle persone col pregiudizio che siamo noi gli unici a poter fare qualcosa per qualcuno che è in necessità, o siamo noi che dobbiamo aiutare chi è povero, no? Perché io sto meglio e quindi lo devo aiutare. Sarà sempre un rapporto ingiusto, perché diventa una prospettiva, diventa futuro, se io so riconoscere che la persona che avvicino, qualsiasi sia, ha qualcosa da donare alla mia vita, diventa una risorsa. Anche solo con le esperienze che ha avuto. Esatto, con le esperienze. Con la vita che ha condotto. Con le esperienze, con la vita, con la situazione, certo. Perché ognuno è una risorsa per l'altro, no? Una risorsa diversa.
e nel momento in cui io riesco a riconoscere che una persona è una risorsa, costruisco una relazione nuova, propongo un modello di società diversa, perché io comincio a fidarmi dell'altro e a riconoscere la possibilità che è l'altro per me, e nel momento in cui io lo riconosco per me diventa una possibilità per tutti. E questo fa la differenza. Poi c'è questo il miracolo incredibile, pensate, una delle rivoluzioni, la rivoluzione delle rivoluzioni, il messaggio della risurrezione, i primi testimoni sono tre donne. E probabilmente perché erano gli annunciatori di cui si fidava di più. Esatto. Perché capaci di riportare in maniera coerente. E loro corrono da Pietro e Pietro non ci crede all'inizio. Mm-hmm. Vedi, noi uomini non siamo... E corre anche Pietro, arriva per primo con un po' di fiatone e constata che effettivamente c'è stata la risurrezione. Ma sono state tre donne che hanno visto per prima questa grande rivoluzione. Era come andare sul sole e tornare indietro. C'è stato proprio un meccanismo nucleare attraverso la sindone, una bruciatura quasi nucleare, il ritorno alla vita. Allora, la vita divina, allora è anche materiale. A fra poco. Raccolgo tutti, stiamo per partire. L'autostrada si lascia guidare. In controsenso se penso che vado lontano da qui. E poi la radio la stessa canzone per ore. In questo posto senza mare non so nemmeno parcheggiare. E questo hotel potrebbe essere ovunque tanto uguale. E la Romagna sembra più lontana se non ci sei te. Adesso autostrada del sole, corsi a sinistra, mancano poche ore, vado più forte solo per stare con te. Sei così bella, non sembri neanche vera, non ti ho mai detto che sei la primavera. Torno di notte solo per stare con te, solo per stare con te. Strette di mano come caramelle. Quante persone, quanta gente, non mi ricorderò nemmeno un nome come sempre. Però i sorrisi e le parole magari li porto con me. Dalla mia barca vedo solo il mare e a volte il faro del porto canale. Ci allontaniamo solo con la scusa di pescare, che poi alla fine non prendiamo niente. Solo te. Partiamo adesso, autostrada del sole, corsa a sinistra, mancano poche ore, vado più forte, solo per stare con te. Sei così bella, non sembri neanche vera, non ti ho mai detto che sei la primavera. Torno di notte, solo per stare con te, solo per stare con te. 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 Con te. Partiamo adesso, autostrada del sole. Mancano poche ore, vado più forte. Solo per stare con te. Sei così bella, non sembri neanche vera, non ti ho mai detto che sei la primavera. Torno stanotte solo per stare con te, solo per stare con te. Mirko!
Casadei, che l'hai dedicata alla tua... alla mia nipotina. Che si chiama? Si chiama Noa. Noa. Che ha 6 anni. Grazie. È un viaggio, questa canzone parla del viaggio che noi facciamo tutti i giorni lungo le strade, le autostrade, vedendo posti meravigliosi, incontrando tanta gente, ma poi c'è sempre la voglia di tornare verso casa, verso i propri cari, verso la propria famiglia, in questo caso dalla mia nipotina. Grazie, grazie mille. Sara, come ti ha cambiato la vita tua figlia? Beh, innanzitutto non l'ha semplicemente cambiata, l'ha stravolta positivamente. E devo dire, è come se avessi aperto gli occhi e fossi diventata un'altra. Cioè, la genitorialità, nel mio caso la maternità, è stato ed è un evento così grande, tra virgolette traumatico, trauma nel senso di meraviglia etimologicamente, che è cambiato proprio l'assetto e le coordinate della mia esistenza. E devo dire, forse l'elemento principale è il fatto che ho iniziato a guardare oltre la punta del mio naso, cioè accorgermi che esiste un mondo, un ambiente, delle persone, e non ci sono solo io probabilmente. Quindi uscire dalla miopia dell'egoismo e anche perseguire la valorizzazione di se stessi attraverso appunto il dono della vita, perché poi alla fine di quello si tratta, e tutto quello che poi di bene me ne viene, un arricchimento pressoché costante, ti devo dire, ma te lo dico senza retorica, proprio col cuore. Impari così qualcosa anche allora da tua figlia? Ma ogni guarda, giorno. Devo dirti ogni giorno. Allora io ad esempio ti faccio proprio, diciamo, della concretezza della quotidianità. Io sono sempre stata una un po' vittima, ad esempio, di un perfezionismo legato alla carriera, all'uso del linguaggio, al percorso accademico. Allora tutto quello che io facevo risultava sempre un po' artificioso, perché come se preprogrammato, impostato, aderente ad un modello. Mia figlia mi ha insegnato a togliere tutti questi orpelli, a riscoprire anche l'elementarità, la naturalezza, forse non a riscoprirla ma a scoprirla, perché non è un dato primo ma acquisito successivamente. Quindi anche nei rapporti con gli altri molto più fluida, diretta, serena, ecco, semplicemente questo. Tu sei laureata in storia e analisi. Allora, della... io ho fatto, scusami, sì, non voglio interrompere, sì, il conduttore. No, no, che no, è, però... no, ci mancherebbe. No, in realtà ho fatto un percorso accademico con dottorato, eccetera, in estetica, in filosofia dell'arte. Sempre ho trovato molto... Ah, quindi sei uno sgarbi al femminile. Ma c'è, subito che mi devi citare l'amico. Ci siamo lasciati l'altra sera a litigare in TV. Ci siamo poi la settimana scorsa un film... Ah, quindi litigate sempre. Ma litighiamo un po' per gioco, ma ci vogliamo anche un mondo di bene. Poi ci vediamo spessissimo, un po' per gli appuntamenti pubblici, perché eravamo... Però guarda che come descrive lui le opere d'arte sono... Guarda, allora, lui, a parte, ribadisco, un amico vero, quando sono arrivata, io vivo a Roma, quando ho iniziato la mia vita, diciamo, romana, una delle prime figure in cui mi sono imbattuta è stata proprio la sua, e da lì è nato un sodalizio, un'amicizia. A livello, ci mancherebbe altro, di competenza critico-artistica, storica, ma anche culturale in generale, è assolutamente una persona ferrata. Poi la franchezza che l'amicizia implica, gli dico che è un gran, non posso dire parolacce, rompiscatole, ecco. Quindi... Senti, tu, è una frase che ti piace molto a te, dare il nome giusto alle cose è un atto rivoluzionario. Ah beh, certo, no, io penso che l'altra, insomma, qualche giorno fa si discuteva, sempre legato al tema delle donne, il sessismo, il linguaggio, il fatto che il linguaggio non sia un ornamento, cioè quando uno dice una parola, in realtà la parola può essere forte quanto un'azione, va pesata, va misurata, perché poi il destinatario che la riceve, a cui è riferita, può non essere, come spesso ci accade, accade a tutti, non equipaggiato per la sua elaborazione, quindi le parole possono ferire, vanno usate con consapevolezza. Anche tutte le battaglie, le campagne che facciamo di sensibilizzazione con l'associazione, non hanno al centro soltanto le donne, ma hanno al centro le persone, e in particolar modo anche i minori, cioè pensiamo ai ragazzini che vanno a scuola, no? E che magari attraverso l'uso dei social media non riescono più a vivere quella sana distinzione tra pubblico e privato, per cui tu sei a scuola, torni a casa e continui ad avere tutta la coda, magari, che ne so, del compagno che ti prende in giro, della persona tra virgolette molesta, perché hai appunto i social media. Ecco, le parole vanno riscoperte nella loro funzione, quindi per
per me l'educazione alla parola e chiamare le cose con il loro nome, con cautela, è assolutamente, è appunto un atto rivoluzionario, certo, di cui abbiamo oggi veramente molto bisogno. Ricordiamo che Sara è presidente di un'associazione che si occupa appunto di donne, Io Così. Sì, si chiama Io Così e la faccio breve perché appunto muove dal presupposto del bisogno dell'accettazione di se stessi e della propria unicità, qualunque cosa voglia dire la propria unicità. Io così, io sono così e innanzitutto vado bene a me stesso, quindi accetto me stesso e non tento di forgiarmi, se non in un aspetto, come dire, di tensione positiva rispetto a quello che è il mio percorso esistenziale. E poi soprattutto anche un invito sociale, civico, per valorizzare le caratteristiche di ognuno di noi, quindi contro le discriminazioni. Cioè, dopo tutte. Francesco metterà naturalmente il sottopancia, come si usa dire. C'è il www? Come no, sì, www.associazioneiocosi.com, siamo molto molto attivi a livello... www.associazioneiocosi.com. Esatto. Quindi esatto. Uno si può anche iscrivere. Ma assolutamente anche un maschietto. Sì, ma soprattutto. Invece io volevo ricordare che è partita una campagna, Giampaolo, padre Cavalli, una campagna molto 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 importante per 15 mense francescane in tutta Italia. Sì, che si chiama Operazione Pane. Pensate che bello, Operazione Pane. Un nome, una garanzia. Bellissimo. Il numero è, adesso Francesco anche qui in questo caso metterà 45588. SMS oppure sì, da telefono fisso, e questo servirà, questa campagna durerà molti mesi per acquisire naturalmente la disponibilità di acquistare il pane per i poveri in 15 mense italiane. Sì, 15 mense francescane che vanno da Torino a Palermo, che ogni giorno aprono le porte alle persone che arrivano per offrire il pasto, che come dicevo è il primo passo per andare un po' oltre quel bisogno lì. E ogni giorno migliaia di persone avvicinano queste mense, sono circa 350.000 persone ogni anno, che 350.000 pasti ogni anno che vengono offerti e messi a disposizione, sempre con l'attenzione ad accorgersi della situazione della persona che entra, certo, in queste mense. Senti padre, c'è una frase molto bella di Levi, grandissimo scrittore, e Levi a un certo punto dice, analizza questa cosa, è molto bella Sara questa, sì, cioè il chicco d'uva impiega 9 mesi per maturare, no? Per diventare vino. Il seme, il pane, no? Il seme del grano impiega 9 mesi per diventare grano e poi per diventare il pane, a proposito della mensa. Un bimbo impiega 9 mesi per diciamo, nascere. Il bimbo, quindi l'uomo, il vino e il pane. L'Eucarestia. Sì, sì. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che il pane è fatto di tanti chicchi che non possono essere i chicchi di una spiga sola. Certo. No? Per cui, e questo rappresenta un po', rappresenta un po' quello che può essere la scelta di stare vicino alle persone. No? Un chicco è una cosa piccolissima, però con tanti altri chicchi fa del buon pane. Per cui se insieme, no, il poco che possiamo mettere, lo mettiamo a disposizione, possiamo veramente fare la differenza per qualcuno che altrimenti potrebbe avere l'unico orizzonte del piatto anche vuoto. Perché certo, io penso che siano bellissime iniziative, perché grazie o a causa del benestare del giorno d'oggi, molte persone non si accorgono di persone purtroppo un po' meno fortunate e quindi magari non si guardano attorno e non vanno oltre, come dicevi tu, quell'egoismo che purtroppo c'è. Ma ti ricordi il numero? 4 5 5 8 8. Mi raccomando, allora, SMS o telefono fisso. Brava. Allora, tu devi sapere che Valerio, suo papà, la famosa spalla, l'ultimo, è stata la spalla, perché allora in Rai per esempio c'era la spalla di Totò, cioè lui è stato la spalla di chi? Di Erminio Macario. Del grande Macario. Sì, di cui io sono stato anche produttore. Produttore, ma non solo di Macario. Io ti ho prodotto diverse persone. Però... No, il tuo papà in particolare, come si chiamava? Ha lavorato con tutti, Gianni Liboni. Gianni Liboni. Ha lavorato con Raballone, con la Osiris, con Carlo da Porto, con Minotauro. Esatto.
è mancato l'anno scorso e ho pensato di portare qui un suo ricordo. Ah, che quindi è il vestito di scena. Ah, quindi questo qui è il vestito. Scusa, posso fare una cosa? Intanto questo no, il tuo papà sarà contento. Quindi com'era lavorare con Macario? Beh, intanto è stato un grande maestro per me, perché mi ha insegnato tante cose. Io purtroppo sono arrivato verso la fine della sua carriera, ma sono riuscito a scrivere questa canzone che era la sigla di Buonasera con Macario, un preserale. Devi parlare qua. Siamo negli anni 70 e il pezzo si chiama Ciao Nonnino. Stavo dicendo prima al padre che ho scritto solo due canzoni per bambini nella mia carriera, questa e Che Fico. E lui detestava il colore viola, era una sua superstizione. Erminio. Erminio Macario. Sì, era una sua superstizione, non permetteva a nessuna delle sue famose soubrette di indossare niente che fosse viola. E io ho un inedito suo che prima o poi tirerò fuori, si chiama Un vagabondo del teatro, molto commovente, che non sono riuscito a trovare nel mio archivio per portartelo a sentire. Guarda, oh, guarda, è perfetta, scusa, guarda, questa qui era di tuo papà, che bello, bella, è perfetta, vedi? Ma come mai Erminio Macario non è stato valorizzato tanto in TV? Perché era un personaggio, lui era molto amato molto anche dai bambini, è molto piemontese, quindi legato molto alla sua regione, non aveva negli ultimi tempi questa italianità, se vuoi. Invece durante la guerra e poi subito dopo è stato l'inventore della rivista. Quindi la famosa rivista L'Ambra, quindi, Giovinelli. Sì, sì, io ne ho viste diverse, ero bambino, io sono cresciuto con loro. Sì, senti, come faceva a farsi il ciuffettino? Lui ha avuto due compagne, la seconda era quella che gli montava il camerino, che era sempre il primo camerino al lato del palco, perché tu sai che in teatro c'è questa legge, il primo artista ha un camerino di fianco al palco e la soubrette dall'altra parte, e poi via via, a seconda di comprimari, ballerine, orchestrali, eccetera. Glielo faceva sua moglie, che glielo montava e gli metteva tutte queste strane giacche. Poi avevano un sarto particolare. L'unica cosa su cui non sono riuscito per ora a mettere, un termine bruttissimo, a mettere le mani, è che ci sono dei bauli dimenticati in qualche cantina torinese con tutto il materiale. Bisogna rintracciarlo. E poi fare anche un museo della rivista. Questo, esatto, della rivista. Sì, sì. Ah, che bello. Mio padre se n'è andato a 82 anni, tranquillamente, ha lavorato fino a quando ne aveva 70. E poi non era molto amante di questo nuovo modo di lavorare, un po' all'arrembaggio. Lui era abituato al suo camerino. Le prove, il camerino. L'Antoniano. guarda questa giacca, tu la noti bene? Tutta perfetta, erano tutte curate. Penso che l'Antoniano fosse l'unica produzione dove si fanno le prove e i bambini provano con grandissimi maestri. Ricordiamo anche Marielle Ventre, una grandissima insegnante, e quindi oltre allo studio, oltre alla televisione, ci sono anche le prove, questo è fondamentale. E io dico un'altra cosa, padre, che la nostra politica dovrebbe portare la musica nelle scuole come insegnamento obbligatorio. Vabbè. Erminio mi diceva sempre, guarda Valerio, uno spettacolo. Erminio Macario mi diceva sempre: guarda Valerio, uno spettacolo senza donne è come un balcone senza fiori. Noi abbiamo una donna splendida e altre in platea, grazie, facciamogli un applauso alle donne. Allora adesso guardiamoci la cartolina di Andalo. Andalo, dove la vacanza è un'arte. Immersa nelle Dolomiti del Brenta, Andalo è una delle comunità turistiche più conosciute in Europa grazie alla qualità del suo turismo. Goditi le vacanze scegliendo ogni giorno tra sport, natura, storia e cultura. Andalo ti aspetta con le sue piste e i suoi impianti di risalita nel cuore della città. Vivi Andalo scegliendo tra le tante attività e servizi. Piscina, beauty, sauna, solarium, body fit, palaghiaccio, sala giochi, cinema e tanto altro ancora. E non ti scordare di richiedere la card Andalo Vacanze per usufruire dei tanti sconti e servizi gratuiti. www.andalovacanze.it.
Grazie mamma. Grazie mamma, perché scegli l'ecologico che nasce vegetale, riciclabile e completamente biodegradabile. Grazie mamma che pensi al mio futuro. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. La mia mamma è ecologica, la tua... Chiedilo al tuo supermercato di fiducia e nei punti vendita Italy. Oppure direttamente a casa tua telefonando al numero 0543 440936. Qui con noi il grande Gianni Nazzaro. Gianni. Dimmi, cara. Allora, sappiamo che tu sei nato a Napoli, ci tieni tanto. Ok. Tu hai questa filosofia da marciapiede. Prima mi spiegavi, però spiega meglio al nostro pubblico a casa. La filosofia da marciapiede è una cosa semplicissima, ti fa venire in mente anche una canzone storica della melodia napoletana. E io sono napoletano e se non canti mor. E io sono napoletano e se non canto muoio. E allora, siccome è bello vivere, io canto. Perfetto. E visto che ci piace sentirti cantare, oggi cosa ci fai sentire? Oggi canterò una canzone che si intitola Cambierà ed è un brano del mio ultimo CD che è uscito, penso, un anno fa circa. Volevo citare Gino Paoli, grande amico, il quale ha sempre sostenuto che le canzoni non si devono spiegare, le canzoni non si spiegano, si cantano. Però un minimo di nesso di questa io ve lo voglio accennare. Cambierà è praticamente l'auspicio che qualcosa finalmente cambi in questo mondo che, devo dire la verità, non piace a tutti. Ok. Allora, con Cambierà, Gianni Nazzaro. Avrebbe detto, questo mondo è sotto un tetto di perplessità. Qui si fa di tutto pur di cancellare il volto della verità. Vite a mezza strada tra un dolore e una risata che si inseguono. Noi davanti all'attimo fuggente siamo tutti senza età. Cambierà e la vita che va mentre noi siamo qua abbracciati a un miracolo. Cambierà, tutto viene da sé quasi senza un perché, questo è il grande spettacolo. Cambierà per guardare più su ogni giorno di più nell'immenso dell'anima. È un respiro profondo, è il respiro del mondo che si affanna per noi. Sogni di potenti masticati in mezzo ai denti dell'umanità. Tutti belli o brutti, siamo angeli distrutti, questa è la realtà. Giovani destini, ma il futuro è dei bambini che ci credono. Diamogli più spazio e il domani a poco cambierà. Forse cambierà, solo se cambiamo dentro. Tutto cambierà in meglio. E la vita
vita che va, mentre noi siamo qua, abbracciati a un miracolo. Cambierà, tutto viene da sé, quasi senza un perché, questo è il grande spettacolo. Cambierà, per guardare più su, ogni giorno di più, nell'immenso dell'anima. È il respiro del vento, l'altalena del tempo, che si affanna con noi. È il respiro del vento, l'altalena del tempo, che ci dondola. Cambierà, cambierà, se cambierà. Ma eccoci rientrati in studio a Tambur Battente Show. Sono in compagnia di due ospiti eccezionali del talk, li abbiamo sentiti prima, nella fascia prima, Angolo della Magia. Sono qui con il padre e con la nostra Sara Manfuso. Allora, attenzione, io ho delle carte da gioco giganti, attenzione anche da casa, raffiguranti delle personalità dello spettacolo nazionale e internazionale. Abbiamo Maria Grazia Cucinotta, Johnny Depp, Whitney Houston, Raffaella Carrà, la nostra Raffaella, Sabrina Ferilli, Brad Pitt, Maurizio Costanzo, Monica Bellucci, Pippo Baudo, Michael Jackson, Nicole Kidman, il mago Eldin, cioè anch'io, Sofia Loren, insomma Raul Bova, tantissime personalità dello spettacolo italiano, nazionale e internazionale. Adesso, padre, io le chiedo una gentilezza. Io farò in questo modo. Ok? Mm-hmm. Si concentri, farò così e lei mi dirà stop in un punto qualsiasi. È pronto? Mm-hmm. Concentrato, attenzione. Stop. Va bene qui? Sicuro? Sì. Allora, il padre si è fermato in questo punto. Andiamo, va, e lo mettiamo qui, il segno. Qui ho una previsione, cara Sara, ok? All'interno della busta c'è una previsione. Spieghiamo anche a casa cos'è una previsione. Chiudere all'interno di una busta un qualcosa prima per un qualcosa che avverrà in un secondo momento. Quindi io ho già pensato che adesso avverrà un qualcosa di magico. All'interno della busta ho chiuso una previsione che leggerà la nostra Sara, ok? Allora, il padre si è fermato in questo punto, attenzione, ha fatto il taglio in questo punto e si è fermato su Kevin Costner. Può reggere questo? Grazie. Poteva fermarsi prima magari su Nicole Kidman o ancora su Loretta Goggi o ancora su John Travolta o ancora su Sharon Stone. Si è fermato esattamente su Kevin Costner. Abbiamo messo il segno. Bene. Cari amici in studio e cari amici a casa, se all'interno della busta c'è la foto di Kevin Costner, io chiederei in studio di fare un applauso in piedi, capriola e giù per terra. E a casa una ola. No, scherzo, scherzo. Attenzione. Apriamo la busta della previsione chiusa prima, cara Sara. All'interno della busta, ha scelto in un punto qualsiasi, mi ha detto stop, può confermare. Signori, la foto di Kevin Costner a 5 mesi. Grazie, un gioco molto chiarino. Cioè, assomiglia, 5 mesi, Kevin Costner. Cioè, ma io mi dico, ma se fosse stato Michael Jackson, che avremmo fatto? Michael Jackson a 5 mesi, eccolo qua. Anche Michael. Però il nostro padre ha scelto Kevin Costner. Attenzione, Perini dice che sono un mago bravo. Signori, Kevin Costner. Grazie. Bravo. Che spettacolo, direi, e che meraviglia. Grazie. Riaccomodatevi al talk. Prego, padre. Senta, tornando un attimo all'Antoniano. Antoniano, quando è stato forse uno dei, è ancora uno dei programmi più importanti della RAI, e ha fatto la storia anche della canzone per bimbi. C'è un ricordo particolare di quando lei era bambino e guardava l'Antoniano? Certo, io più che un ricordo sulla TV ho un ricordo di casa, perché c'era un mangiadischi, no? Quelli che si mette dove i 45 giri, con dello Zecchino d'Oro, e ho il ricordo della canzone Fammi crescere i denti davanti, probabilmente perché ero senza denti, però ho questo ricordo della mia infanzia. Quando ha deciso di
di diventare francescano, quanti anni aveva? La mia storia con i francescani inizia da piccolo, perché mio papà faceva rilegatore di libri e i frati portavano a casa i libri della biblioteca, della chiesa, da mettere a posto. E un giorno ho chiesto a un frate come si fa ad andare a scuola, perché c'era la scuola media, eccetera, come si fa ad andare a scuola lì, e da lì è iniziata un po' la mia storia, poi con i frati. Se poi devo dire quando ho deciso di essere frate, ti dico che lo devo decidere ogni giorno. Ecco, no? E in realtà la storia importante con i frati è cominciata dopo il liceo, quindi a 19 anni. Quindi giovane. Giovanissima, sì. E quindi anche se già prima ero con loro per la scuola, perché ho fatto le scuole da loro. Ah, però c'è stato un momento particolare in cui... Cioè un attimo. No, ci sono tanti momenti che mi hanno accompagnato per arrivare a provare a fidarmi di questa vita. Ecco, no? E ci sono stati momenti, Madre Teresa di Calcutta ogni tanto diceva, io ho qualche, non qualche, come è normale, la fede è anche un dubbio, no? Sì. Momenti in cui lei ha pensato... Io ci penso spesso. Qualche dubbio. Io ci penso spesso che nella vita avrei potuto fare qualcos'altro e potrei fare qualcos'altro, ma sono contento di quello che sto facendo e nelle fatiche, nelle domande che ci sono, provo a cercare la mia vita dentro la storia che ho scelto. Sì, a volte capita, sì. A volte capita che quando si va a messa tutte le domeniche, poi per un certo periodo non ne hai voglia, però insomma... Il buon Dio ti prende per i capelli. Sì, quando... sì, mi prende spesso per i capelli, sì, sì. E lo sgrida anche. Certo, certo, sì. Io mi arrabbio con lui, con la vita, e poi però arriva il momento giusto di solito. Finora è arrivato il momento giusto. E secondo lei, faccio una domanda molto, tanto non ci sente nessuno, il buon Dio lo guarda lo zecchino d'oro? Io spero di sì. Ma questa TV è un po' volgare, a parte lo zecchino d'oro. Ma no. E a volte dà delle immagini anche... Ma guarda, io devo dirti la verità. Beh, questo gossip imperante... Guarda, io non sono una moralista, sono molto liberale e non condanno i tempi correnti. Nel senso, per me il pop ha una sua ragione d'essere, quindi ritengo che abbia un valore in sé. E certo, delle volte ci sono delle derive pericolose, nel senso, ritornando anche al discorso che facevamo prima, il linguaggio, l'uso della parola, eccetera. Però secondo me, come dire, anche spogliarsi un po' di un atteggiamento moraleggiante, eccetera, è importante, perché bisogna essere persone che mettono al centro i valori e il rispetto dell'altro, però non rinchiudendosi in una torre di presunta moralità o magari ideologica o magari, che so, anche di ben pensanti, no? Ci sono tanti ben pensanti in giro, ecco, io spesso diffido da quelle figure lì, quindi io anche nella TV, dove mi capita spesso di essere ospite nazionale, vado con piacere, dipende dall'interlocutore che ho davanti e cerco sempre di veicolare quella che poi sono io, insomma. Certo, ricordiamo ancora il numero, intanto ricordiamo il www.associazioneiocosi.com e poi ricordiamo anche questo numero importante dell'Antoniano, perché sta partendo una grande iniziativa a livello mondiale, si può dire, per aprire, no, per aiutare, perché ci sono già le mense. Sì, le mense ci sono già. Ci sono già le mense francescane, 350.000 pasti all'anno, e se volete aiutare, quindi acquistare anche voi un po' di pane, 45588 attraverso? SMS o telefono fisso. Beh, semplicissimo, quindi... Allora, sì, adesso, hai detto bene, mondiale, è internazionale, perché una delle attività, delle realtà che aiutiamo, si trova ad Aleppo, in Siria, dove ci sono i frati che ogni giorno aiutano delle famiglie che non hanno letteralmente le possibilità di prendersi il pasto per loro e per i loro figli. Tante volte devono scegliere tra il pasto e la cura, no? Quindi 45
5, 8, 8. Adesso ci fermiamo un attimo per gli amici inserzionisti. Quando il buono della terra incontra il bene del mare, sai cosa nasce? Io sì, iodì. Le patate buone, con in più i benefici dello iodio. Iodì, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Vieni a gustare il formaggio di Fossa DOP, questo prodotto d'eccellenza romagnola dal sapore e aroma inconfondibili. A Sogliano al Rubicone, nelle domeniche del 17, 24 novembre e 1 dicembre, si svolgerà la 45esima fiera del formaggio di Fossa di Sogliano DOP. Esposizione e vendita di prodotti tipici, stand gastronomici, intrattenimento e spettacoli itineranti. Il formaggio di Fossa DOP di Sogliano avvolgerà le tre domeniche della fiera con il suo aroma unico e inconfondibile. Un'occasione per scoprire il territorio, i tanti musei e i suoi prodotti tipici. Grazie mamma. Grazie mamma, perché scegli l'ecologico che nasce vegetale, riciclabile e completamente biodegradabile. Grazie mamma che pensi al mio futuro. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. La mia mamma è ecologica, la tua... Federdent, centro dentale a Barbiano, si prende cura della salute della tua bocca con servizi odontoiatrici completi. Ortodonzia, chirurgia dentale, protesi, impianti ossei, otturazioni, detartarasi, panoramica delle arcate dentarie, sedazione cosciente per ovviare paure e ansie, implantologia avanzata con attrezzature e materiali di ultima generazione. Due ambulatori e uno staff di tre medici specialisti preparato e professionale. Per la salute dei tuoi denti, affidati a Federdent, centro dentale Barbiano. Aperti anche al sabato. Contattateci per preventivi gratuiti. Per un sorriso senza paragoni. Allora, ben ritornati a Tambur Battente Show ad Andalo. Noi siamo in chiusura, vogliamo ringraziare naturalmente Teresa Lanzetti, Maria Grazia Lanzetti, Claudio Zannoni, Giorgio Antonini, Rosa Postorino e Nicola Mauro Marino. So che tu hai preparato una sorpresa per Padre Cavalli. Io non dico nulla, non dico nulla. Parla la musica. Parla allora. La musica, che Dio vi benedica, alla prossima. Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino. Il vento suonava un bel valzerino, così il moscerino si mise a ballare. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. Nel sonno Beppone che più non russava, il naso arricciava e rideva e sognava. Sognava una piuma, un fiocco di neve, un petalo rosa caduto dal cielo. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la. Ma un gatto birbone, miau, è un po' pazzerello, colpì il moscerino, graffiò il suo nasone e il valzer finiva e il gatto fuggiva. Così per Beppone l'incanto svanì. Ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullalla, 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 questo è il valzer che fa la la la.
la la la.